Buonasera a tutti, buonasera, siamo in live, semifinale del torneo Dominio T5 targato Campionato Italiano BF, sponsorizzato da Car Wrapping Foggia. Questa sera giocheranno Scun contro Evolute Boopster per questa semifinale. L'altra semifinale si è giocata martedì, Airflow Supremacy contro Airflow Nemesis, vinta da Airflow Supremacy 2-0. Quindi Airflow Supremacy andranno in finale, in attesa appunto di chi vincerà quest'ultima finale. I ragazzi stanno entrando. Mappa Suez. Mappa Suez. Gli Evolute. Dopodiché avremo Argonne che è mappa Scun. Come spareggio invece abbiamo Confine. O Sinai, Sinai mi pare, Sinai, sì. I ragazzi si stanno riscaldando, siamo pronti, 10 secondi all'inizio per vedere appunto cosa faranno questi due team di alto livello, Scun e Evolute. Allora, andiamo un po' su Twitch, in modo tale che se qualcuno dovesse scrivere la monitoriamo anche, perfetto. Eccoci. Ah, ma io sono entrato, no, come... Ah, aspetta, sbagliato. Sono entrato come spettatore, sono entrato in gioco. Nice. GG per me. Allora, info, se, ho combinato un guaio, perdonatemi. Prima gaffa per questa sera, di questa sera. Ho fatto partire pure il server. Allora. Mi sgrideranno sicuramente. Infatti non vedevo le cose per muovermi nella mappa. Allora, dai, dai, dai. Battlefield 5 annunciato 23 maggio. Gli orari li trovate ormai ovunque. Non vedo l'ora di sapere più che altro cosa hanno fatto i sviluppatori DICE per questo gioco qui. Speriamo appunto che non sia. Che sia giocato come gli scorsi BF dalla maggior parte appunto, della community competitiva. E niente, speriamo che sia divertente, che insomma ci siano subito le cose fatte quasi bene, anche perché è difficile trovarsi bene subito. Ok, iniziamo, i ragazzi già stanno giocando, 8 e 8, 5 secondi di, come si sa, di attesa, eccole.
un po'. Solamente Yuza, ecco, che da spawn a Rusty, a Crow. Cioè Maximus da solo top bravo. Prova, aspetta, autoloading, ma niente da fare. Rusty riesce con l'headshot. Andiamo a vedere su Charlie. 1v1 situation tra, anzi ora 2v1 perché è spawnato Simo Marix che da manforte a Top Gunner. È un po' come si muove Old Crow. Old Crow, Rusty, Dread Rumble e Badass come formazione insieme al capitano Yuza. Aldo Crow viene baitato, ma poi riesce comunque a outgunnare Top Gunner. Ma alla fine rimane con Dread Rumble con una splendida double kill, aiutato anche da Badass. E riesce a cappare Charlie. Skun in vantaggio per il momento, riescono a cappare, bravo, c'è il flank da parte di Rusty, topper, comunque sa, sente che c'è qualcuno, infatti arriva Dread da dietro. Intanto Rusty molto scioltamente va verso Alpha per portarsi il double cap, ma fanno buona guardia, uomo dei boschi. Fa buona guardia, uomo dei boschi, però ce ne sono due degli Evolut. Infatti Dread Rumble importantissimo lì come aiuto per Old Crow. Infatti la bandiera C rimane ancora loro e mantengono ora questo double cap. Ma subito gli Skun pronti lì su Charlie. Ma stanno assaltando anche Alpha. È circondato già. Vediamo se ci porta a casa un 3-piece. Circondato. Uno. Poi ce l'ha dietro Dread Rumble. Giocata abbastanza da entrambe le parti. Non c'è uno sbilanciamento, diciamo, anche perché su S è una mappa abbastanza piccola. Subito si riescono comunque a riprendere posizioni. Insomma, l'uomo dei boschi sta facendo una strage lì. Ma non poteva fare niente con altri due degli Evolut, Yuza e Rusty. Stiamo perdendo E l'obiettivo. qua ritarda la siringata per rianimarlo Yuza. Poteva essere utile avere un uomo in più lì in mezzo. Eccole, ne vede due. Spara un po' a caso Yuza. Non preferisce uscire che entrare, ma nessuno l'ha visto, quindi non, nessuno è andato a baitare. Rimane ora Dread Rumble. Skun su Alpha, ma c'è lo spawn di Yuza. Il server, insomma, lo fa spawnare verso Alpha, che ora rimane praticamente da solo. C'è Simo Marrix. Dread Rumble su B insieme a Rusty, Giancecca e Uomo dei Boschi. Old Crow che fa da vedetta verso Charlie. Yuza prova l'attacco ora insieme a Rusty su Alpha, dove c'è solamente Simo Marrix che ne porta a casa uno. Porta a casa Yuza. Ora c'è lo scontro. Simo Marrix, Rusty. Rusty riesce. Nice place per lui. Ora Badass prova, gira questo buon headshot da parte sua. Ne vede ancora un altro, scompare, lo rivede. Ma Top Gunner riesce. Uomo dei boschi avrà ucciso, penso, Old Crow che faceva appunto da vedetta lì. Maximum ora provano gli Skun un triple cap su Alpha, ma è praticamente contesa. Se se la gioca bene Maximus potrebbe portarsi a casa questa flag. E se gli altri stanno facendo un buon lavoro su B e Charlie può andare questo triple. Ecco, Alpha è libera, è clear. Vediamo Uomo dei Boschi. Mamma mia, Uomo dei Boschi, attenzione, può andare un triple in questo caso. Ma subito comunque gli Evolut tempestivamente sono andati dentro B. Mamma mia, Dread Rumble questa sera, ma che ci sta combinando? Fantastico questo giovane ragazzo napoletano partenopeo. Se l'ha conquistata praticamente da solo, bravo. Chiusa, comunque ora sa che ce n'è uno proprio davanti a lui. Abbiamo conquistato Lo attendo, l'obiettivo. aspetto, ne sono due. Rusty riesce contro Maximus. Top Gunner circondato. Stava per uccidere il suo compagno di squadra, ma
Maximus comunque anche con metà vita a causa Top Gunner è riuscito comunque a liberare il main floor di Bravo. Ecco che arriva Dread Rumble praticamente da solo. Maximus difende molto easy la posizione. Ora c'è il flank da parte, solito flank da parte di Yuza verso Alpha, fa spawnare i suoi. C'è l'uomo dei boschi lì con il bar, ma non riesce. 57 a 40 per gli Skun, perché ricordiamoci è stato, se non sbaglio, un triple cap da parte degli Skun, che è durato... che è durato per un po', e quindi ha permesso comunque di portarsi un distacco abbastanza, diciamo, importante, poiché sono 18 ticket. Comunque è abbastanza importante, quindi può permettere un po' ai Skun di respirare. Red Ram comunque sente passi, ma B è praticamente tutta degli Evolut. C'è Top Gunner ora da solo che dà spawn su Charlie ai suoi, mentre Maximus spawna casualmente, lo fa ovviamente spawnare su Alpha. Vede l'ombra, arriva Old Crow, crunch shot per Maximus. Ne ha un altro, ci pensa Giancicca. Vediamo questo attacco da parte di Evolut. Old Crow viene hittato, si stende, aspetta il nemico, ma intelligentemente lascia... Eccolo, arriva Top Gunner, ma c'è ancora Badass on Charlie, che dà spawn. Un po' lo vede Top Gunner, prova un jump shot che non riesce. Charlie ormai è degli Evolut. Maximus rimane ancora da solo su Alpha. Se ne porta uno. Prova così un... A prefirare un po', ma non riesce a trovare nessuno. E poi arriva il push di Yuza delle nuvole, che permette appunto di liberare Alpha dalla presenza degli Skun. Yuza delle nuvole inside B. Old Crow presiede Alpha. Diciamo è colui che fa un po' da vedetta per quanto riguarda gli Evolut, mentre la zona è calda verso Charlie. Dread Rumble sta facendo veramente una strage. Vediamo un po' il risultato. 23-13 è quello che ha fatto più kill di tutti quanti. Incredibile Dread Rumble, pazzesco. Ora Rusty, grande difesa da parte dei Evolut su Alpha. Prova ora un flank Giancicca. Dread Rumble è sempre lì a coprire, diciamo, un flank, però copre non benissimo, ma è deciso appunto di entrare in Charlie. Situazione di 2v2 su Charlie. Vediamo un po' Dread Rumble. Teniamo d'occhio questo ragazzo. Lo ne vede, riesce a vedere uno, ma arriva subito il trade da parte di Maximus dietro alla porta. Ma poi arriva subito Badass con la call da parte di Dread Rumble. C'è Simo Marix che copre scale. Se ne porta uno. One piece, two piece. Rimane della situazione di 1v1. Flag contesa ancora. Peccato, ha solamente hittato, gli toglie solamente 50 di vita. Simo Marex poteva fare un grande lavoro lì su Charlie. Poteva permettere comunque. Attenzione, stiamo per vedere un triple da parte degli Evolut. Maximus è praticamente da solo. I Skun ripartono dallo schieramento inglese. Attenzione, qui può succedere di tutto. Attenzione, vediamo fino a che ticket riescono gli Evolut. 79-92, comunque il vantaggio è abbastanza. Abbiamo perso l'obiettivo Charlie. C'è ancora Maximus, comunque presiede, bravo. Ora sa che arrivano un paio, ne vede Old Crow. Ecco che i Skun d'ora si danno un aiuto tutti quanti insieme per portarsi comunque il primo side di Suez metterlo nella cassaforte.
99 ormai è finita, basta una sola flag cappata per gli scun, e infatti è così. Primo side di Suez vinto da parte degli scun, delle scimmie di Battlefield, 185. Basta gli scun fare più di 85 punti per ticket per portarsi a casa il round. Beh, che dire, comunque quel vantaggio, quel triple che hanno fatto i Skun è stato fondamentale, anche perché abbiamo visto che gli Evolut, anche loro, hanno fatto comunque verso la fine un triple che è durato un paio di secondi e ha comunque permesso un po' di recuperare, però poi non sono riusciti a avere, diciamo, due flag o rifare nuovamente. Riproporre nuovamente un triple in modo tale da lasciare gli scun a 92 e portarsi poi a 100 ticket. Vediamo ora se comunque gli Evolut, che a quanto pare ha giocato prettamente Dread Rumble con 27 kill, spaventoso, mostruoso, il ragazzo partenopeo, mentre dall'altra parte, per quanto riguarda kill, Uomo dei Boschi e Maximus hanno dato il loro appoggio, un maggior appoggio al primo side. Vediamo ora se gli Evolut comunque si sveglieranno da questa, diciamo, mini batosta che si sono presi. 185, diciamo 15 ticket di differenza, che sono pochissimi, sono pochi comunque. Dovranno puntare molto a fare un triple sicuramente e a tenerlo. Queste sono le due parole d'ordine per i ragazzi degli Evolut. Abbiamo solamente Suti ora che scrive, che ci ha scritto. Ragazzi che ci state seguendo un po', fateci sapere cosa ne pensate, come vedete questa partita. Secondo voi chi potrebbe comunque passare alla finale? Fateci sapere un po' se volete, sui commenti. Tengo tutto qui pronto, postazione appropriata per le stream. Vi vedo, vi sento, vi ascolto. Siamo quasi per il secondo side, questa ricordò mappa degli Evolut scelta da loro. Un inglese degli Evolut spawn ottomano per gli scun che subito vanno 2 Charlie, 3 Bravo, 2 invece solito, sì, 1 Alfa, 2 Bravo e 2 Charlie per gli inglesi, per lo spawn inglese. Subito strage da parte di Giancecchi, Uomo dei Boschi, ora Bedes prova a difendere la posizione su prima, Maximo si stende, niente da fare. Andiamo a Giancecca, 2v1, 2v2, si danno ovviamente spawn, sono lì, Yuza è lento qui, ma Rusty riesce, dà anche spawn, vediamo un po' Rusty, c'è la granata, qua probabile deve per forza andare là a pushare, stava la granata, rimane solamente Uomo dei Boschi su Alfa, niente da fare, due flag ora cappate per gli Evolut. Simo Marix prova un push aggressivo su B, ma è praticamente da solo. Infatti, subito viene ucciso da Bedes. Ora Giancecca e Uomo dei Boschi provano inside. Dread Rumble fa buona guardia. Ancora top Bravo. È contesa. Viene liberata da Yuza delle Nuvole. Ah, se non riesce purtroppo a arrestare Crew, ma lì nessuno si accorge di lui, infatti molto semplicemente riesce a uccidere Uomo dei Boschi, ma sa comunque che c'è uno in casa, infatti sento i passi, dai passi comunque sa da dove può arrivare, vediamo un po'. Stiamo perdendo Ora contesa, cioè arriva anche Old Crew, lascia che curi le tue ferite.
un rest importante per avere comunque superiorità numerica dentro Alfa. Niente. Ma Rusty comunque fa buona guardia. E Maximus va giù. Attenzione. Triple cap che purtroppo non si riesce a chiudere da parte degli Skun, che ci sono andati veramente vicino. Ora ripartono da Bravo. Ma già c'è qualcuno degli Evolut lì a dar fastidio. Gli Evolut che attaccano da sinistra. Ora Giancicca, Simo Marix portano l'attacco su Alfa. Ma non c'è nessuno su Bravo. È vita facile per gli Evolut ora cappare sia Bravo che portare l'attacco anche su Charlie. Niente da fare per Old Crow. Ora dall'alto di Bravo provano Bedes e Rumble Dread a difendere la posizione. Kun 26, Evolut 18. Attenzione a Simo Marrix, niente da fare per lui. Prova ora Uomo dei Boschi. Barra, assurdo. Squaglia praticamente. Ma c'è ancora Bedes, deve ricaricare, ha solamente 9 colpi. Da qui sbaglia Uomo, si fa dalle spalle comunque, lì è aperto. Dimo li sente. Niente, c'è anche Rusty. Un po' c'è solamente Yuza ora su Charlie contro 3. Abbiamo conquistato l'obiettivo Bravo. E un po' quanti di loro lasciano Charlie? Su 2, ne mancano 2. No, lo vede Yuza, non guarda le scale. Arriva Maximus. Forse purtroppo alcune volte capita comunque di non sentire i passi dagli ultimi aggiornamenti. Quando si ha... Comunque sì, non si riescono a sentire bene i passi, si sentono quasi all'ultimo, non si sentono proprio. E questo comunque influenza il gameplay. Yuta aspetta che la granata vada via in modo tale da restare Bedes e avere superiorità numerica inside B. Rimane Top Gunner su Charlie, mentre Old Crow su Alpha giocano a specchio, comunque ovviamente su S, le due squadre, così bisogna per forza giocare così. Diciamo è la base, più o meno la tattica usata quasi da tutti i team questa. Ora c'è, rimane solamente Maximus. Situazione di 3v2. Old Crow, granata anche di Maximus, double kill da parte sua. E ora portano l'attacco verso Alpha. Mentre su Charlie è clear. Se la prendono gli Evolut. 32 a 42, 10 ticket solamente di distacco. Ora Rusty prova a dare l'attacco. Prova l'attacco su Alpha da solo. Mentre Dread Rumble va al flank di sinistra. Rusty ci ripensa. Vede comunque che è bravo. Sta scendendo, infatti Yuza sicuramente se l'avrà chiamato per portarlo verso di lui, ma è il primo comunque a cadere. Arriva anche Bedes ora, Bedes e Rusty. Bedes prova comunque con i detriti a uccidere qualcuno. Attenzione, la granata lì di Maximus, strage da parte sua con le granate. Niente da fare, arriva Uomo. Rumble ora prova comunque, si mette lì in quell'angolo dove si riesce anche a cappare, da spawn ai suoi. Hitta qualcuno con la granata. Rusty ferisce il suo alleato, c'è lì Uomo dei Boschi, solamente hit, ma Rusty comunque riesce a tradare bene l'avversario. Attenzione, Bedes prova il flank sul nemico, infatti lo vede, non riesce, spara, attenzione, prova. Niente, riesce a outgunnarlo Top Gunner. Ancora 2v2. Dread Rumble 1v1. E c'è Top Gunner lì che lo aspetta, lo attende, lo annusa. Il lupo che aspetta la preda. Ancora spawn ottomano degli Evolut. Portano l'attacco in due su Charlie, Rusty e Old Crow. Mentre gli Skun presiedono la casa di Charlie sopra. Avrà Old Crow, ce l'ha davanti ora, arriva Maximus. Ora
Ah, e qui sbaglia Maximus. Qui sbaglia. Evidentemente non è riuscito comunque, quando si sono scontrati, non è riuscito a vederlo più. E Stiamo poi perdendo il Oldgrove comunque ha vantaggio avuto Charlie. la possibilità di vederlo prima e quindi è riuscito poi a ucciderlo. Alpha è clear, uomo dei boschi, riesce. Sono tutti quanti gli Evolut su Charlie. C'è solamente Maximus degli Skun ora su a difendere la posizione. Basti, lo vede? È troppo tardi nel salto. Ancora Maximus su Old Crow. Ma finalmente Rusty comunque riesce. Ora siamo a Marrix. Viene inseguito. Outgunnata che si è preso Badass. Buona questa da Rusty, da Long. Sul lungo. È riuscito comunque a portarsi la kill. Alpha è nuovamente degli Skun. 51 a 79 per gli Skun. Ricordo, basta solamente 86 ticket per gli Skun. Ma probabilmente arriveranno, sicuro. A meno che non, gli Evolut non facciano un triple cap mostruoso fino alla fine della partita. Ma non so, vedo abbastanza difficile. Sono molto concentrati gli Evolut su Charlie. Rusty ora verso Alpha. Simo Marix se ne accorge. Lo vede? Rusty! Shottato Maximus! Double cap per gli Evolut. Ora ripartono da mid gli Skun, mentre Gian Cecca presiede comunque Charlie. Intanto Uomo dei Boschi si accinge a cappare Alpha. B è clear, rimangono ancora su Charlie. Sono fossilizzati ormai su questa flag, non riescono a cambiare. È finito, ormai hanno vinto gli Skun alla prima mappa di Suez. Vediamo un po' se su Argonne la cosa sarà differente. Gli Evolut riusciranno a portarsi a casa quella mappa per poi andarsi a giocare lo spareggio su deserto del Sinai. Lascia che ti rimetta in piedi. 15 spettatori, welcome alla semifinale del campionato italiano di BF1 per quanto riguarda Xbox One. Abbiamo Skun contro gli Evolut. Prima mappa vinta dagli Skun, poiché è finita. Il primo side è finito 185 per gli Skun. E quindi sommati ora a quest'altro side si aggiudicano la prima mappa Suez. Beh, gli Evolut purtroppo non sono riusciti a stravolgere il side, hanno fatto meno punti di prima. Questa, ricordiamo, era la loro mappa. Purtroppo gli Skun comunque se la sono giocata meglio, evidentemente. Qualche tattica forse non ha funzionato. Dopo ascolteremo, se avremo la possibilità, le parole dei ragazzi di entrambi i due team per poi, insomma, capire un po' su Suez cosa è successo. Questa volta Dredd ha fatto giocare anche un po' gli altri per quanto riguarda le kill. Rusty è quello che è per quanto riguarda gli Evolut. È la macchina da guerra, mentre Maximus, insomma, si riconferma anche lui macchina da guerra per quanto riguarda gli Skun con 22 kill. Vorrei sapere un po' nei commenti, insomma, cosa pensate, come vedete entrambi i team.
Ci sarà un cambio. Old Crew per Mugi annunciato su Discord. Eccolo qui, tutto in tempo. Sembra tutto ok. Questa qui è... Quindi tattica... Faranno. Adopereranno, insomma, su Argonne. Vediamo poi gli Evolut invece come se la giocheranno. Ovviamente ci sarà anche da giocare diciamo la finale, terzo o quarto posto. Nemesis già lì, pronti ad aspettare chi appunto perderà questa semifinale. Sì, di Simo Marrix, quindi poi verrà nuovamente restartato. Tanto che aspettiamo. Facciamo così. No, ho sbagliato. Proprio. Mettiamo qui. Generale 1. Server resettato in modo tale da iniziare per bene. No, sbagliato, vediamo un po'. Incolla, ok. Facciamo così. Perfetto. Ok. Proviamo a farcela. Ok. Ci siamo. Ah, è entrato Ninox a posto di Simo Marrix, poiché evidentemente, come sa, come insomma, chi conosce Simo sa che ha problemi di connessione. Quindi è entrato Ninox al posto suo, mentre Mugi è entrato al posto di Old Crow. 1-0 al momento per gli Scun, le scimmie di Xbox One. Si parte, vediamo un po' come si muovono i due team.
conquistatemi quell'obiettivo. Subito primo scontro tra Dread e Gunner. Lo vince Dread. Ok, quindi 2-1-2 e poi 2-1-2 anche loro. Andiamo su B, vediamo un po' come si evolve la situazione. Maximus ora contro 2, 1. È il secondo, però non riesce. Buona difesa da parte di Rusty. Ora c'è Ninox con il Mondragon, 10 colpi, switcha con l'handgun. Riesce a difendere la posizione. Ora Mugi e Dread sono praticamente vicini, non coprono il flank, quindi permettono agli Skun comunque di passare molto easy verso Charlie. C'è Uomo dei Boschi comunque che riesce a ucciderli entrambi e quindi poi portare il cap su Charlie. Ma ora tutti gli Evolute inside Alpha, tutti in the box. Qui fanno comunque, sono stati molto fortunati gli Evolute a uccidere colui che stava andando da mid verso Bravo. Charlie è praticamente sguarnita. Tutti gli Skun su B. Non lo so, da parte di entrambe le squadre comunque Dread non ne approfitta o lo fa troppo tardi. Infatti sta andando Maximus a difendere la posizione, molto lenti comunque. Aspettano molto l'avversario. Diciamo che comunque aspettare non è che è male, però comunque perdono delle occasioni che purtroppo loro non sanno. Sulle plague non c'è praticamente nessuno. Comunque perdono delle occasioni importanti. Gli Evolute comunque ora riescono su Charlie. Sono tutti Skun sopra. Crunch shot da parte di Maximus. Giancicca ora prova Alpha. Fa buona guardia. Uomo dei Boschi su B. Non permette. Posso curarti. Proprio a You shall don't pass. Proprio. Ora Giancicca, vita facile su Alpha. Anche gli Evolute su B. Tutto è giocato ora su Charlie clear. Buona pulizia da parte degli Evolute. Ora ripartono gli Skun da Alpha. Double cap per gli Evolute. Ora passa Yuza da solo da tunnel. Li ha tutti quanti lì. One piece. Two piece. Ne ha un altro dietro. C'è Uomo dei Boschi. Niente da fare. Attenzione, può andarci. Può esserci un triple. Vediamo se si riesce a eseguire. No, per pochissimo. Viene neutralizzata la flag prima della chiusura di A. Gli Skun salvano miracolosamente comunque. Si sono salvati da quel triple che gli Evolute stavano per eseguire. Ora Mugi prova l'attacco su Alpha. Ce n'è una sola, c'è solamente uno nel bunker. Viene hittato, 54 di vita. Come se la gioca Mugi 1v1 da anche spawn. Ora c'è il push di Mugi, ma è uscito intelligentemente Maximus. Abbiamo perso. Ora prova da fuori. C'è Mugi, prova il jump shot. Ma il grande Maximus che riesce ad outgunnarlo. 40 di vita, si lancia il pacchetto medico. Ora ancora 2v1. Ancora Maximus. Ancora triple feed per lui. Pulizia su Alpha. Maximus show. Spettacolo. Vediamo un po' se gli Evolute riescono a recuperare dopo quella grandissima piece di Maximus. Viene hittato. È dentro bunker. Anzi no, dalla finestra di bunker. Che difesa da parte di Maximus su Alpha. Attenzione, ci può essere un triple. Vediamo che non viene chiuso per veramente questione di secondi.
Ora gli Evolut cercano di ripristinare nuovamente il double cap. Vediamo un po' Mugi se non riesce purtroppo contro Maximus, che sta facendo veramente una strage lì in questo primo side. Pazzesco. Ancora Maximus con la difesa su B. Mugi da spawn, lo spotta. Granata tattica. E poi c'è il push. Riesce a portarsi la kill su Maximus. Vediamo ora come gli Skun si difendono su Alpha. Mentre gli Evolut stanno cappando Charlie. C'è solamente Dread Rumble. Contro Uomo dei Boschi. Dread riesce a portarsi la kill. E ora K Alpha. Mentre gli Skun sono tutti quanti su Charlie. Da sopra. Ora prova a scendere Top Gunner. Charlie è clear. Gli Evolut. Ora prova nel flank da sinistra di Charlie. Top Gunner contro Rusty. Rusty ora tranquillamente può andare verso Alpha, mentre gli Evolut cappano Charlie. Rimane solamente Giancecca. Niente a fare, viene anche tradato dall'altra parte. Attenzione, triple da parte degli Evolut, importante. Attenzione, questo triple è stato importante perché ha permesso loro di recuperare comunque. Ora il match è praticamente su tutto su Charlie. Intanto Yuza va a fare guardia verso Bravo. Gli Skun sono chiusi lì. Deve qualcuno staccarsi. Infatti va Giancecca. Mentre lascia il lavoro sporco ai ragazzi sotto Charlie. Uomo dei Boschi e Maximus. Qui ha preso un buon angolo Uomo dei Boschi. Maximus riesce a portarsi la kill a casa contro Mugi. Situazione di double cap per gli Skun, 56-52 per gli Evolut. Partita sicuramente molto più giocata rispetto a Suez. O Dread Rumble. Ne vede uno. Niente da fare qui. Giancecca fa buona guardia, ma sono tre degli Evolut su Alpha. Difficile comunque per lui mantenere la posizione. Qui purtroppo sfortuna. Uomo dei Boschi, sono due. Two piece. Ma c'è Yuza. Ora arrivano altri due dei Skun, tra cui Top Gunner. Da fare per Yuza, viene preso dall'alto dei cieli. Questo però è buono. Questo è un ottimo spawn di Dread Rumble e BDS. Però Dread Rumble non riesce, viene outgunnato. Mentre qui c'è Maximus pronto a fare guardia su Charlie. Intanto BDS ancora su Alpha. Li sente, li tiene dietro. Conquistiamo l'obiettivo. Ora i Skun su Charlie. Intanto Maximus prova ad andare su B. Viene visto da Mugi. Ma grandissimo headshot da parte sua. Attenzione, Top Gunner. È qui aiutato dalle bombe nucleari presenti lì su B. Riesce a portarsi questa double kill importante di granata. Permette comunque agli Skun di avere un double cap. Ora ancora Ninox col suo Mondragon assalto. Viene ancora tradato. Gli Evolut. Due flag per loro. Alpha sguarnita. Ora provano da mid. Gli Evolut a passare. Ma fa buona guardia comunque Uomo dei Boschi, che ora si stende. Intanto Ninox prova da heal. Niente da fare, Mugi lo uccide. Visto? È un medico nemico. Poche emozioni, diciamo.
su questa mappa. 71-71, giocata da entrambi i lati. Nessuna dei due team comunque ha prevalso sull'altro. Ora Yuzi presiede Alfa. Qua ha preso il 2v1, ma Maximus ancora col crunch shot. Mi ricordo quando Maximus mi vide fare a me il teabag shot, crunch shot, come potete chiamare voi, insomma, e mi disse: ma perché ti baghi Oles? E disse: guarda, ma io lo faccio apposta per... si chiama T-Bag Shot, Crunch Shot, insomma. Ah, e da lì poi lui comunque ha iniziato, ovviamente, a farlo. Però purtroppo comunque su BF1, quando si fa appunto il crunch, si perde la velocità, no? Cassetta medica, eccola qui. Mentre sugli altri BF non è così. Ora, Yevolut con Dread Rumble. C'ha davanti Giancecca. Dread Rumble aspetta, sale 2, ne vede 2, arriva anche Bedes. Ora ne sono 3, niente da fare per loro su Alpha. E gli Skun comunque riescono a cappare alla loro flag. 81-84, gli Skun hanno un vantaggio minimo, veramente che impercettibile, nel senso che gli Evolut molto con molta nonchalance potrebbero comunque ribaltare il tutto. Ora Bedes prova il flank e niente da fare, ancora Maximus, lui questa volta che sta dando comunque show. Medico nemico individuato. Per quanto riguarda gli Skun, attenzione mitragliatrice, che nuovamente Dread Rumble comunque si conferma macchina da guerra per gli Evolut. Maximo viene hittato frequentemente, ma riesce a resistere. Poi decide comunque di suicidarsi perché troppa adrenalina. Poteva procurargli un infarto, giustamente. Abbiamo conquistato l'obiettivo Bravo. Attenzione, Maximo ne vede uno davanti, viene hittato. Lo segue Mugi, ma qui Mugi sbaglia, scavalca e perde comunque quei secondi importanti. Top Gunner fa da guardia, 96-94, attenzione. Gli Evolut per sicurezza dovrebbero appunto andare a scapparsi anche la seconda di flag. Niente da fare, attenzione, qua si gioca ora, sì, riescono. Riescono perché i Skun non hanno il tempo per dirigersi verso Alpha, che è sguarnita. E quindi primo side di Argonne vinto da Yevolut. Però risultato molto stretto, 197. Qui veramente ora il secondo side dichiarerà appunto o il vincitore o se si andrà sulla terza mappa di spareggio. Qui ragazzi la vedremo delle belle. Qui praticamente ora salteranno tutti gli schemi, gli Skun dovranno fare di tutto per aggiudicarsi il side. 97 punti per loro, 100 punti per gli Evolut, mentre gli Evolut se dovessero raggiungere i 98 ticket avranno comunque portato la mappa in nella loro cassaforte e quindi si andrà a giocare poi la mappa spareggio Sinai. Dread Rumble si conferma comunque macchina da guerra insieme a Maximus, due ottimi player che vengono dalla cantera dei Tib.
purtroppo nessuno commenta, nessuno dice la sua. Ciò mi dispiace, nel senso che ero curioso appunto di sapere un po' voi comunque il vostro parere, ecco. Molto spenta la chat questa sera, molto spenta. Vediamo un po' ora. Se gli Skun saranno molto più aggressivi, porteranno più triple rispetto agli Evolut. Stanno praticamente prima mappa finita, 185-165 per gli Skun che è Suez, mentre ora 197 per gli Evolut. 197. Questo è il secondo site di Argonne. C'è un cambio Top Gunner per Anes, mi dicono. Ok. Prendiamo il change. Alice Meta, comunque la ragazza che vale. Lo dimostra comunque giocando. Insomma, in pubblica, pur giocando comunque contro random, però comunque fa vedere delle qualità, non bisogna sottovalutarla, può comunque stravolgere le sorti del match. Vedremo un po' che cosa ci mostrerà la signorina Alice in questo secondo side di Argonne. Intanto hype per Battlefield 5. Vedremo il 23 maggio in diretta streaming in live dall'America, dagli United States, cosa DICE insieme a Electronic Arts hanno progettato per questo nuovo titolo che uscirà verso ottobre, fine ottobre più o meno. Dovrebbero anche annunciare l'open beta in modo tale da provare il titolo. All'80% comunque, come dicono su Reddit, sui vari leggendo vari commenti, sarà sulla Seconda Guerra Mondiale, però nulla preclude a un Vietnam o un Bad Company 3, non si sa ancora, vedremo solamente vivendo giorno per giorno e aspettando il 23 di maggio 2018. Tutti attaccati sui vostri smartphone, monitor, teleschermi pronti per vedere la live di EA e DICE. Intanto qui che aspettiamo il join di Alice, fatemi sapere un po'. Dai ragazzi, dai, teniamo un po' viva questa chat. Cioè, almeno coloro che sono quelli un po' più vivi anche sul CIB, scrivete, cioè, fate 3000 monologhi, vi pronunciate sempre tra sfottò, tra critiche, insomma, complimenti sul CIB e poi qui nei commenti quando giocano due top team italiani di Xbox One, state, le vostre mani sono lì ferme. Così incrociate senza scrivere. Dai, su. Sentiamo un po', voglio vedere un po', capire cosa vi frulla per quella testa, insomma. Non siate cattivi, dai. Un attimo, ci sono problemi ad intercambio dopo. Ok, va bene. Oh, Zeus, allora te cosa ne pensi? Secondo te chi vincerà? Siccome te hai scritto ora, un po' ultimamente, cioè hai scritto pochi minuti fa, secondo te comunque tra Skun e Evolut si gioca alla pari? Chi secondo te avrà la meglio, insomma? Facci sapere un po', no? Cosa ne pensi tu?
Ancora non riesce a entrare. Alice, problemi per quanto riguarda il join. Ricordiamo questo torneo qui, questo torneo sponsorizzato da Car Wrapping Foggia. Mi raccomando, fateci un salto se siete della Puglia, Lo so, Mirko, però diciamo che hai visto 3 minuti, è ok, però io già ti ho detto un po' i risultati. Diciamo che i due team tu li conosci abbastanza, no? Quindi, secondo te, secondo your honest opinion, what do you think about? Cioè, secondo te, così, a freddo, cosa ne pensi? Secondo te chi avrà la meglio? Ti ho detto anche un po' come sono andati i vari ticket, come sono andate i side, come sono andati i side precedenti, no? Ho detto anche un po' di ticket. Dai ragazzi, scrivete un po', animate un po' questa chat che ormai è proprio chat morente, insomma. Eh sì, questi qua comunque sono i miei punti, mi manca poco per 10.000 cure, poco. Mancano 7.000, 7.000. 652 punti. Fate i calcoli, vedete se ho fatto bene i conti. Ma ragazzi, ma non dovete dire queste cose in chat, però cioè poi non dovete far credere che noi comunque noi Airflow, insomma, siamo comunque player seri, e non facciamo, non beviamo, non fumiamo, non facciamo niente, acqua sola, acqua naturale. O sparkling water, no? Oh, siamo pronti? Ci siamo, ragazzi? Ecco. Tre. Dai, dai, switchate. Occhio, ragazzi, veloci, veloci, veloci. Vediamo se riesco a fare tutto in tempi regolari. Qua perché. Cioè, devono partire comunque a side opposti, ovviamente. Vediamo un po' se sono riusciti. Sì, sono riusciti. Bravissimi. Non perdiamo altro tempo e si va. E si viaggia, signori. Cioè, gli Skun adottano una tattica molto strana. Due mid, due destra e uno Charlie. E quindi Dread Rumble e Yuza ora comunque avranno vita facile. Mentre Rusty e Badass fanno un tuo largo. Alice, First Blood da parte di Yuza delle nuvole. Su Alice Madness, la neo entrata. Problemi di controller, un attimo. E non mi fa cliccare. Abbiamo conquistato l'obiettivo Bravo. Ok. Ora Dread in mid praticamente da solo perché Giancecca e Maximus vanno verso Charlie. Ne vedono uno. Intanto Yuza fa perdere un po' di tempo a loro due. Qui bello questo spottino di Yuza. Riesce comunque a uccidere Maximus. Ma c'è l'uomo dei boschi lì che fa buona guardia. Riesce a scampare alla bomba nucleare. Una Mugi dall'alto dei bunker. Prova. Ora buona da parte. Questa place da parte dei Mugi. Ora Alpha è praticamente dei Evolut. Intanto ora portano all'attacco. Questi ultimi su B, ma sono gli scuri, sono tutti quanti lì bunkerati, in bravo. Tutti chiusi, tutti closed. Ancora Dread Rumble, è circondato. One Piece. Ma fa buona guardia. Giancecca, anche lui con il Mondragon. Ora
Ora il flank da parte di Skun su Charlie. Intanto c'è Bedes che prova da mid. E Rust invece flank da behind. Bravo. Guardingo. Come alla Karma Go mi suggerisce Existen. Guardingo. Ora ti curo. No? Abbiamo perso l'obiettivo Charlie. Buona questa place da parte di Mookie. Ma ci sono gli Skun sotto. Bravo. E intanto rimane. C'è solamente uomo dei boschi su Bravo. Vediamo. Uomo dei sottoboschi. Stavolta non più col suo MG15 bipodato sdraiato come tutti lo conoscono. Ma bensì con il bar pronto ad assaltare. Per smentire le voci che girano intorno al suo conto. Ovvero sdraiato, steso lì col bipode. Ma bensì con il bar. Pronto le a smentire tutti. Quelle voci. Che girano per nei corridoi del CIB. Ora usa delle nuvole con insieme a Mookie. Però voglio andare a vedere Dread Rumble come se la gioca. Qui può essere chiuso. Infatti c'è Bedes. Qua troppo in bella vista. Abbiamo perso l'obiettivo alfa. Neox. Così non va, ragazzi. Reagiamo. Gli è voluto in vantaggio momentaneamente. Vediamo un po' dall'alto. Rusty. Nothing. C'è uomo dei boschi. Guardingo lì verso mid. Pronto a sparare qualunque cosa si muova. Rayuza poi viene hittato da Maximus. Headshot da parte sua. Ancora Maximus. Niente da fare però. Poi contro Mookie. Ora Rusty e Mookie fanno guardia lì su B. Rimane solamente Rusty contro due degli Skun. Uomo dei boschi va giù e lo lascia cadere. Giancecca però riesce a difendere bene. Ma ne ha ancora un paio. Non ha vita facile Giancecca. Ne arrivano ancora altri due. Perché lo spawn garantisce comunque agli Evolut di spawnare nuovamente. Dietro B c'è Rusty. Mondragon prova switch con l'M2. Però viene subito tradato da sinistra. Lo vede. Arriva Mookie. Easy for lui. Mentre ora Alice con l'MP18. Buona scelta da parte sua. Anche perché essendo comunque una mappa lunga. Cioè, lunga voglio dire, ampia. È probabile che si stia allenando anche per incursioni usando l'MP18. Fa anche bene. 39 a 37, come prima, giocata abbastanza. Entrambi i due team. Ora Mookie non... dovrebbe avere... Sì, uomo dei boschi dietro, infatti. Vediamo un po' se riesce... Niente da fare, ma arriva anche in Inox. Che però non so perché, ma sulla mappa non compariva prima. Io comunque sentivo comunque i passi di Inox, però volevo appunto dire qualche stupidaggine. Ecco una cassetta medica. Ed, ad esempio, ora potete guardare la mappa mia, non c'è praticamente AB, non compare niente, non lo so. Dopo ancora bug. La fine del gioco però. Diciamo che comunque la modalità spettatore venga comunque fissata. O meglio dire, venga resa comunque quasi perfetta, diciamo, sul prossimo titolo di Battlefield. Andiamo poi Giancecca. Niente da fare. Dread Rumble lo outgun. Ancora aspetta lì. 24 di vita. Fanno buona guardia. Double cap per gli Skun. Rimane Bedes a coprire il flank, ma da lì non sta arrivando nessuno. Ninox intanto col suo Mondragon. Qua c'è Dread Rumble ancora. Guardingo verso scivolo. O verso mid tra B e Alpha Charlie. Ma poi Giancecca si porta l'headshot. Nel suo taschino lì. Arriva ora Yuza. Hai visto uno? Ressa Mookie.
sente da dietro e prova questa volta Maximo, non riesce, il crunch arriva poi subito il trade da parte di Alice Madness. Nice. E permettono comunque di tenere Charlie i scun. Attenzione, bella sfida, tutti quanti lì. Qua purtroppo 60 colpi, però se ne porta solamente uno solo. Ora è Giuda, ce n'ha uno a sinistra, però non arriva in tempo. Alice va giù. Buona questo trade da parte di Rusty. E ora entrambi possono andare verso Charlie. Vediamo un po' se riescono i scun a difendere la posizione. Charlie con qualche spone. Infatti si arriva uomo dei boschi, ma c'è Mughi lì su Alpha. Lo vede? Lo sente? Lo annusa? Tutti quanti lì a fare il trenino, però non ne approfitta Mughi. È qua da troppo il buddy. Gli obiettivi. Attenzione, c'è questo triple da parte degli scun. Attenzione. Se gli Evolut non riescono a fare più di 97 ticket, ovvero 98 ticket, attenzione. Attenzione, perché gli scun si possono portare a casa questa semifinale e aggiudicarsi poi lo slot per la finale e giocarsela contro i Supremacy. Attenzione, gli Evolut devono per forza, e dico per forza, fare un triple e raggiungere i 98 ticket. Attenzione, un altro tipo che si va a chiudere. È incredibile, non può essere. Incredibile. Finisce così? Finisce così, signori, con un triple da parte degli scun. È incredibile. Portano a casa questa mappa e lo slot, si aggiudicano lo slot per la finale contro i Supremacy. Mamma mia, tutto alla fine, 157 per gli scun. Mamma mia, signori, spettacolo. Uomo dei boschi ci ha creduto fino alla fine, ci ha creduto fino alla fine e è riuscito a portarsi a casa questa semifinale. Purtroppo gli Evolut non sono riusciti a dopo quel 197 secondo set, non sono riusciti a stravolgere la partita portandosi alcuni triple cap che comunque più o meno potevano, insomma, far aggiudicare loro questa mappa. E finisce così, spettacolo. 2-0 per gli scun. Invitiamo subito Uomo dei Boschi e Yuza delle mie nuvole. Spettacolo. Uomo dei Boschi ci ha creduto fino alla fine. Buonasera ragazzi. Complimenti comunque. Ciao a tutti. Per questa partita, Uomo dei Boschi, come detto, ci ha creduto fino alla fine, la voleva a tutti i costi questa finale, l'ha ottenuta. Complimenti, sì, ragazzi. Primo sono stati bravi miei. Prego, prego. Dimmi, vai, dimmi, prego. Vai. No, dico. Onore a te, prego. Ok, no, grazie. Okay. Allora, grazie ai miei, grazie agli Evolut che comunque hanno giocato benissimo. E ci hanno veramente fatto soffrire, soprattutto la prima di Argon, proprio ci hanno mandato un po' nel pallone. E anch'io proprio ho giocato, cioè ci hanno proprio mandato nel pallone la prima. Poi ho fatto un cambio e alla fine siamo riusciti a portarla a casa Argon. Comunque era la nostra mappa, mi dispiaceva, cioè, perdere proprio la mappa che avevamo scelto noi. Solo per quello. Però vabbè, era stato praticamente un pareggio la prima, perché tre ticket, contando i ticket, probabilmente era un pareggio preciso, perché comunque, cioè, chi vinceva quella dopo probabilmente vinceva per forza, perché era quasi impossibile finire a 98 o a 96 o cose così. Quindi era proprio, siete stati veramente bravi. Si vede anche il vostro cambio magari dei giocatori ci ha un po' mandato nel panico.
Forse sì. Comunque si è comportato molto bene, bravo lui, veramente è stato uno di quelli che ci ha dato più filo da torcere. Comunque, Maximus stasera sì, era abbastanza in vena. No, diciamo, io sono contento che Allora, nonostante tutti i cambi che ho fatto, alla fine siamo riusciti a portarcelo a casa. avete analizzato comunque bene la partita? Mentre ora Yuza giocherai contro i Nemesis, la finale del terzo quarto posto. Già sai un po' come muoverti, sia per quanto riguarda mappe, Allora, eccetera. Racconta. Mappa spareggio, te lo dico subito, spareggio, Amien. Mentre te, Eugenio, questa finale comunque te la sentivi da un paio di settimane, insomma. Te la volevi Io giocare, speravo, lo so, io lo so io che. speravo. Comunque anche da, insomma, da BF4 che comunque cerchi sempre di portare il scudo comunque in alto. Può essere comunque che Sì. questa volta riuscirai finalmente, no? Vediamo. Vabbè, in Speriamo. finale Pure se me la sto sarà. gufando da solo, però comunque sarei felice No, vabbè, comunque no, di no. vedere gli scudi finalmente sul gradino più alto del podio, ecco. Allora, ora come ora la vedo un po' dura perché stasera non abbiamo giocato tanto bene. Speriamo, abbiamo molto giocato meglio contro i Nemesis, contro gli Hearthful Nemesis, il secondo team. Lì abbiamo dato il massimo. E questa sera invece siamo stati un po' spenti, ecco. Ci siamo fatti prendere triple la prima su Suez, che ci hanno recuperato un sacco di ticket. Che erano da 65, sono arrivati a 85 in 2 secondi netti. Noi, come degli scemi, non siamo riusciti a uscirne subito. Stasera non eravamo proprio in formissima, ecco, diciamo così. Speriamo per la finale di mettersi in forma e se non vincerla, però, che la vedo dura, però almeno mettervi in difficoltà, mettere in difficoltà il primo team Airflow, almeno Già hai quello. preparato qualcosina, già sai più o meno quale mappe giocare, oppure no? No, le mappe ancora no. Perché mi sembra che ci sia Amien come spareggio, se non erro. Sì, detto poco fa. E poi ora vediamo la nostra scelta quale sarà. Solitamente noi ci troviamo meglio sulla media, come distanza, piuttosto che la ravvicinata, però questo ormai si sa, è risaputo, ormai si sa ogni team quale Certo, distanza certo. ha come. Anche dalle mappe che uno sceglie sempre, però ancora la mappa non l'ho scelta, non l'ho decisa. Diciamo, speravo che stasera mi aiutasse un po', però in realtà mi ha mandato un po' in confusione, ecco. Alla fine ci siamo comportati quasi meglio su Suez che su Argon. Vabbè, Va solitamente bene, vai. succede sempre questo. La propria mappa viene giocata peggio rispetto alla mappa scelta dall'avversario. Solitamente sempre così succede. Non so perché, ma vabbè. Comunque ragazzi, Vabbè, sarà un. complimenti, in bocca al lupo per la finale Grazie, entrambi. grazie. In bocca anche a voi, lupo a voi e complimenti davvero a Ievo che comunque sono stati veramente bravi. Sì, glielo dirò. Anche te riferisci a tutti. Vai, ciao a tutti. Ciao, Ciao ciao. ragazzi, ciao. Ecco, abbiamo sentito anche le parole dei due team leader. Dei Skun e degli Evolut. Beh, che dire, partita comunque abbastanza combattuta in alcuni frangenti. Se la sono giocata, merito comunque degli Skun che hanno giocato meglio degli Evolut. Ma gli Evolut comunque non hanno comunque abbassato la testa. Comunque se la sono giocata fino alla fine. Prossima finale, quindi avremo per il terzo quarto posto Airflow Nemesis contro gli Evolute Boopster, mentre secondo e primo posto Airflow Supremacy contro Skun Scimmie Unchained. E con questo ragazzi io vi saluto, grazie per essere stati qui ad ascoltare la mia voce, il mio casting, anche se comunque per la prossima volta.
voglio dire, cerchiamo di essere più presenti in questi commenti, voglio scintille, insomma, un po' più di movimento qua. Io sono del sud, cioè, io sono un tipo molto, come dire, energetico, ecco, vorrei un po' la stessa cosa da parte di tutti quanti. E niente, ricordo, Dominio T5, campionato italiano BF, lo trovate su Facebook, Twitter. Caro Wrapping Foggia sponsorizza questo torneo Dominio T5. Se siete della Puglia, insomma, passateci, fate pittare un po' le vostre auto, che comunque male non fa, insomma, se volete fare un po' di Fast and Furious, quelle cose lì, insomma, qualche dipinto, vedete voi. Io vi saluto e vi ringrazio. Un saluto da tutto lo staff del CIB. Grazie, alla prossima. Ciao!